Oggi è il 1° maggio, festa del lavoro. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro. E proprio per questo ho ritenuto opportuno far tornare a sventolare sulla facciata del municipio la bandiera e il tricolore italiano. È stato ammainato il 17 di marzo per protesta contro una classe dirigente che tratta malissimo il popolo italiano, togliendogli la dignità del lavoro. Gli stipendi italiani sono bloccati da anni, se non ridotti. Il 98% degli stipendi è bloccato e ridotto. Ci sono migliaia di giovani senza lavoro, milioni di persone senza lavoro. I giovani sono tornati, come all'inizio dell'Ottocento, a emigrare. È veramente una cosa squallida che potrebbe essere evitata, solo che noi siamo nelle mani di coloro che sfruttano la globalizzazione cattiva, non quella buona, che doveva portare benessere a tutti i popoli. La globalizzazione sfruttata come oggi porta dei popoli che dopo anni di lotte erano riusciti ad avere dei diritti sul lavoro e togliere questi diritti, porta milioni di persone per colpa delle guerre che facciamo fare noi con la vendita delle nostre armi e con i disastri ambientali a emigrare, delle migrazioni bibliche scientemente volute per ridurre ulteriormente il diritto dei lavoratori in Europa e in Italia in modo particolare. Il lavoro ha sempre dato dignità, è una cosa importante, ogni persona deve lavorare, lo vuole per i credenti, lo vuole lo stesso Dio. E infatti Papa Paolo VI diceva che l'uomo con il lavoro concorre alla creazione di Dio. Lasciarci in queste condizioni disumane è veramente un disastro per tanta gente, per tante famiglie, per tanti paesi, per tante zone della nostra penisola e per tante città. Stiamo regredendo, come se fossimo tutti in attesa di vedere che i lavori vengono sostituiti dai robot per avere poi un popolo di schiavi, come desiderio della nostra classe dirigente. Proprio per protesta contro tutto questo, la bandiera italiana sulla facciata del municipio sventola solo oggi, 1° maggio, e da domani tornerà ad essere ammainata.